La notizia è stata diciamo una sorpresa per molti, perché da un lato c'è stata la condanna di Silvio Berlusconi, lo ricordiamo, 4 anni di reclusione per frode fiscale, e contestualmente c'è stata l'assoluzione di Fedele Confalonieri, quindi anche tutte le tesi difensive che portavano a dire che Silvio Berlusconi, in quanto Presidente del Consiglio, comunque non aveva più accesso alle attività del gruppo, che era invece diretto da Fedele Confalonieri, ha trovato un giudizio diverso. Sul perché di questa decisione naturalmente sarà questione di poco, perché Edoardo Davossa, il presidente della prima sezione del Tribunale, sta leggendo contestualmente anche le motivazioni. I dati, ecco, vedete in questo momento il presidente della prima sezione penale del Tribunale di Milano mentre legge le condanne. I dati sono naturalmente da interpretare e da capire, perché abbiamo 4 condanne, 4 anni l'abbiamo detto per Silvio Berlusconi e 3 anni per quello che è stato definito come il socio occulto Frank Agrama, l'intermediario nell'acquisto dei diritti televisivi, perché l'accusa, lo ricordiamo, lo spieghiamo brevemente, si basa proprio su un'ipotesi di una vendita con un'intermediazione fittizia per aver costituito dei fondi neri all'estero attraverso il comparto B, le società del gruppo all'estero, e quindi ottenendo una evasione fiscale che è rimasta per un importo complessivo di 14 milioni di evasione, perché gran parte dei bilanci precedenti sono già finiti in prescrizione. Tutto questo processo, quel poco che rimane, i 3 bilanci di cui stiamo parlando, andrà in prescrizione tra 2 anni, quindi ci sono 2 anni di tempo per un giudizio d'appello. Poi abbiamo visto anche le pene accessorie, cioè l'interdizione dei pubblici uffici per Silvio Berlusconi di 3 anni, e poi anche la provvisionale per l'Avvocatura dello Stato, che si è costituita come parte civile in questo procedimento, di 10 milioni di euro, che comunque andranno conteggiati in un giudizio civile. È una condanna evidentemente molto pesante, che supera le richieste del Procuratore della Repubblica Fabio De Pasquale, che per Silvio Berlusconi, lo ricordiamo, aveva chiesto una condanna a 3 anni e 8 mesi. Condanna a 4 mesi, 3 anni sono stati però condonati appunto per effetto del condono, e quindi la pena residua è di 1 anno.